si avanza a piccoli passi lungo le strade del proprio io, sentendosi alitare in faccia il fiato umido dell'incertezza. Il labirinto delle speranze, delle piccole ansie, degli obiettivi da raggiungere assomiglia ad una tela sulla quale il dipinto nasconde corridoi segreti, quelli dell'anima. Già, l'anima parla sempre a bassa voce, biascicando quello che gli occhi raccontano a prima vista e quello che la volontà ottiene guardando oltre. Per questo motivo alcune storie sembrano più penetranti. Nulla riesce a vincere la determinazione nel raggiungere un sogno, il sogno della propria vita, quello per cui si è creduto, lottato e cambiata anche la vita stessa. Nella stanchezza, nello sconforto di chi sa cogliere anche il soffio della rinascita. Mi hanno raccontato che il giorno in cui Miguel mi tirò fuori dalla pancia di mia madre, scoppiò a piovere, anche se in cielo non c'era nemmeno una nuvola. Non è incredibile. Si percorrono tante strade nel passato, ma non si ha mai l'impressione di volgere le spalle al passato. Tutto appare immobile, fresco, pulito. Anche le storie che nascono dalle cavità del cuore rievocano il passato. Nel romanzo La figlia del sole e della pioggia, romanzo storico di Marcus Orts per PM Edizioni, ci troviamo di fronte ad un racconto fatto di segreti, di coraggio, di determinazione, di solitudine, di autocontrollo, ma soprattutto di identità nascosta. Questa è la storia di Catalina, la monaca alfiere legata al fratello Miguel che l'ha aiutata a nascere. È la storia di una bambina spagnola che deciderà di cambiare nome per seguire il fratello nelle Indie occidentali. Lei deciderà di cambiare il suo nome, quindi di non essere più chi è Catalina, per indossare i panni di Francisco, la sua nuova identità. Perché amava la libertà di dire e fare quello che voleva, perché poteva cambiare il corso degli eventi. E questo per una donna agli inizi del 600 era impossibile. In lei troviamo due anime chiuse nello stesso corpo di donna, nascosto da abiti e da un nome maschile. Catalina sa che per raggiungere il suo obiettivo deve prepararsi anche ai pericoli della vita, deve studiare, capire, pensare. Per questo motivo prende i voti, decide di farsi suora, entra in un convento che raggiunge da sola. Rispetta le regole monastiche, ma fa di più e quel di più a tutte le consorelle sfugge. Durante la messa, per esempio, sta in ginocchio più del dovuto perché in questo modo rafforza i muscoli delle cosce. Oppure impara i salmi parola per esercitare la memoria. La sua condotta è esemplare. Obbedienza incondizionata, ma Catalina obbedisce solo al suo desiderio. Del resto, si prepara per questo, manca poco. Si incise con la lama la pelle dell'indice, la scalfì, sollevò il dito, sanguinolento, e tracciò una riga orizzontale sul muro, circa 30 centimetri, sopra la sua testa. Riappese il quadretto, perché coprisse il segno, e si leccò la ferita. «Quando sarò alta così», disse. «Quando sarò alta così», promette. E Catalina le promesse le mantiene. Sono settimane che non si misura rispetto alla linea di sangue. È arrivato il momento. In una notte si alza senza riflettere,
percorre i corridoi della cappella, giunge nella sacrestia, sale su una sedia, apre una finestra senza grate ed è subito fuori. Dapprima si nasconde in una grotta. Qui non vede assolutamente nulla, ma in realtà vede tutto, perché vede la libertà, vede nuove strade, vede nuove possibilità. Si toglie la tunica, da cui ne ricava abiti maschili, e nell'oscurità della grotta imbastisce la sua nuova identità con le sue stesse mani, cioè imbastisce la libertà perché sapeva quello che voleva. Francisco sapeva che ormai era troppo tardi per un estremo tentativo di salvataggio, ma si mosse come se seguisse uno strano automatismo, come se non potesse fare altrimenti. Con la sua fasciatura bendò la ferita del fratello. Miguel notò i segni davanti a sé e non disse una parola. Ci sarebbe stata ancora abbastanza aria. Quel nome sarebbe potuto uscire ancora dalle sue labbra come un ultimo sguardo, ma invece di chiudergli gli occhi, Francisco Loyola gli poggiò una mano sulla bocca. Ormai Francisco, insieme ad un medico, parte alla volta del nuovo mondo. I due salgono a bordo della Santa Isabella, nave al comando dei senza lingua. Sono i muti a dettare le regole, marinai a cui è stata tagliata la lingua durante un'imboscata da parte degli Indios. Marinai che odiano profondamente le parole, soprattutto quelle pronunciate, ed è per questo motivo che impongono il silenzio. Catalina riuscirà a raggiungere e ad incontrare il fratello Miguel, ormai comandante, ma lui non la riconoscerà. Primo perché lei indossa i panni di Francisco, poi perché sono passati tanti anni, più di 10. Lei era una bambina, ma queste parole la feriscono moltissimo, perché il ricordo di Miguel è molto fragile, molto labile, ma sarà lei, Catalina, quindi Francisco, ad infliggere un colpo fatale. La monaca Alfiere diventa anche un soldato, uno dei più coraggiosi, dei più valorosi sul campo di battaglia. Non conoscerà le mezze misure, non conoscerà neanche la paura per la morte. Nel corso degli anni Catalina ha dovuto cambiare i suoi atteggiamenti, che sono diventati più violenti, più bruschi, anche la voce è diventata più gutturale, più rauca. Eppure Catalina è vittima della solitudine, vittima di una infinita solitudine che non l'abbandonerà mai. In tanti cercano la luce delle stelle e il calore di una voce in una notte senza tempo. Una notte si svegliò, come se qualcosa lo avesse spaventato. Guardò nel buio. Nulla. Nessun rumore. Quiete assoluta. Si avvicinò alla finestra e si affacciò. Scorse due stelle. Sembravano due occhi che lo guardavano da una distanza infinita. In quell'attimo scoppiò a piovere. Era il 30 agosto 1649. La vita ha bisogno di passione, di coraggio, di libertà, di sogni, altrimenti si ammala, impallidisce e si spegne lentamente in ognuno di noi.